Nell'ambito dell'attività di controllo economico-finanziario del territorio disposta e coordinata dal Comando Provinciale di Sassari, nella zona del centro storico sassarese, le Fiamme Gialle hanno arrestato un cittadino nigeriano per detenzione di sostanza stupefacente a fine di spaccio. In particolare, nel centro storico di Sassari, i militari della locale compagnia hanno individuato l'abitazione di un cittadino nigeriano caratterizzata da una costante affluenza di soggetti noti quali tossicodipendenti. Dopo un periodo di appostamento ed osservazione, i finanzieri hanno controllato uno di questi soggetti acquirenti ed, avendo ottenuto un riscontro positivo, hanno eseguito la perquisizione dell'abitazione del citato cittadino extracomunitario. All'esito della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto sostanza stupefacente del tipo eroina, in parte già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio per circa 40 grammi. Inoltre, al soggetto extracomunitario sono stati sequestrati 590 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, quale presumibile provento dell'attività di spaccio, anche alla luce del fatto che il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa. L'autorità giudiziaria, dopo aver convalidato l'arresto operato dai finanzieri, ha disposto la misura degli arresti domiciliari a carico del cittadino nigeriano e il giudizio direttissimo. La predetta attività si inserisce nel quotidiano ed incessante controllo del territorio sassarese, che vede la Guardia di Finanza impegnata in prima linea nell'azione di prevenzione e contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Si era fatta convincere da un'amica marocchina ad accettare un matrimonio di convenienza con suo nipote, un giovane di 27 anni. Una donna 47enne di origini sarde aveva così dato l'assenso ad un'unione che le avrebbe fatto guadagnare 5.000 euro e avrebbe consentito all'uomo di ottenere un titolo valido per vivere in Italia. Aveva perciò fatto le valigie ed era andata nel paese africano nel novembre scorso con l'intenzione di rientrare subito dopo il disbrigo delle pratiche. Difficoltà burocratiche legate al divorzio col suo precedente marito, anche questi di nazionalità maghrebina, le aveva fatto cambiare idea e aveva così deciso di rientrare in Italia. Presto però si era accorta che il promesso sposo non glielo avrebbe consentito. Il ragazzo, infatti, con la complicità della madre e della sorella, l'ha sequestrata, tenendola segregata in un'abitazione con le sbarre alle finestre, in un villaggio a circa 20 km da Marrakech, costretta a nutrirsi solo di latte e biscotti. Alla donna, che era riuscita a tenere ben nascosto il proprio cellulare, è stato impedito di tenersi in contatto con la famiglia di origine, anche se nei rari messaggi telefonici è riuscita a far trapelare la sua sofferenza, tanto che durante una drammatica videochiamata una sorella si è accorta dello stato di prostrazione e paura vissuto dalla donna, apparsa stanca e ferita. Insospettiti e preoccupati, risultato vano ogni tentativo di mettersi nuovamente in contatto con la congiunta, i familiari hanno deciso di sporgere denuncia presso la questura di Sassari, che ha attivato subito il servizio per la cooperazione internazionale di polizia. Immediatamente attivate le indagini è stata accertata l'effettiva segregazione della donna che, approfittando della momentanea assenza dei suoi aguzzini, per sottrarsi alla prigioniera è salita fino alla terrazza del terzo piano dello stabile, lanciandosi con una caduta che le aveva provocato la frattura degli arti inferiori, oltre alla lesione di alcune vertebre. Ritrovata dall'uomo, era stata riportata a casa, nuovamente segregata, senza assistenza sanitaria. Le ricerche avviate dallo SCIP, con il supporto operativo dell'esperto per la sicurezza a distanza a Rabat, hanno consentito di rintracciare e salvare la donna. Ora è ricoverata presso una struttura sanitaria locale in attesa che i medici diano l'assenso al suo ritorno in Italia. L'uomo è stato posto in stato di arresto. È stato consegnato sabato scorso al presidente della Fondazione Maria Carta, Leonardo Marras, il premio Fraccheras, il riconoscimento che l'amministrazione comunale di Gadoni conferisce annualmente a personalità sarde impegnate in ambito culturale e sociale. La cerimonia, che si è svolta al centro polifunzionale, è stata introdotta da un convegno sul fenomeno dello spopolamento, lo stesso tema che da anni Leonardo Marras e la Fondazione Maria Carta da lui presieduta portano all'attenzione di cittadini, amministratori locali e regionali, giornali, TV e web, con il progetto FRIMOS, che comprende tappe nelle comunità sarde più a rischio. Per il comune di Gadoni attribuire il premio Fraccheras a Leonardo Marras significa manifestare in modo tangibile quel sentimento di gratitudine che le piccole comunità dell'isola provano nei confronti del progetto FRIMOS, recita la motivazione. Questo premio lo ricevo io, ma va anche a tante persone, tanti amici con i quali in questi anni abbiamo seguito insieme progetti e iniziative, ha detto Marras emozionato. Il progetto FRIMOS, nel nome la combinazione di due parole, l'inglese free, libero, e il sardo FRIMOS, fermi, quindi liberi di restare nella nostra terra.
Lo stiamo portando avanti non perché siamo risolutori di problemi, ma in quanto animatori di dibattito, anzi spacciatori di speranza. Adesso è però il momento di ripartire. Freemos continua nel 2020 con una tappa proprio a Gadoni e con un taglio diverso. Coinvolgeremo il mondo della scuola. Per un'intera giornata parleremo di spopolamento e lo faremo con la presenza di 200 studenti che invaderanno pacificamente il paese, ha annunciato Leonardo Marras. La mirra è una goma resina aromatica estratta da un albero o arbusto del genere Commiphora della famiglia delle borserace, di cui esistono oltre 200 specie che si trovano sulle rive del Mar Rosso, in Senegal, il Madagascar e l'India. In particolare la Commiphora mirra è un albero molto spinoso originario della penisola arabica e dell'Africa nord-orientale che cresce ad un'altezza di circa 4 metri e da cui in estate si ricava la mirra, che è una potente resina. Sul tronco dell'arbusto spinoso sono presenti nodi e rigature che con l'alta temperatura rilasciano all'esterno un liquido giallastro, solitamente contenuto all'interno del tronco che ne costituisce il serbatoio. Per l'uso terapeutico si fa ricorso proprio a questa resina seccata oppure all'olio essenziale che se ne ricava, ricco di sostanze benefiche. La mirra può essere somministrata in crema o balsamo per la pelle tramite l'olio essenziale o in forma secca per gli alimenti. Grazie all'odore intenso e al sapore agrodolce, la mirra sin dai tempi antichi è stata utilizzata per il trattamento delle infezioni delle prime vie respiratorie per via delle sue specifiche proprietà espettoranti. Recenti studi di laboratorio, in particolare condotti in Cina, hanno confermato specifiche proprietà antiossidanti e ancora in fase di ricerca antitumorale. La mirra ha proprietà espettorante e per questo sin dai tempi più remoti è stata utilizzata principalmente per l'espulsione del catarro, antiparassitario per il suo profumo che lo rende un rimedio particolarmente efficace per tenere alla larga insetti e parassiti, soprattutto dagli ambienti piccoli. Disinfettante orale da sciogliersi con poche gocce in acqua utilizzate come colluttorio d'emergenza. Anticamente la mirra veniva utilizzata per conservare e profumare le mummie e unitamente all'incenso, oppure utilizzata da sola, viene ancora usata come rimedio curativo per le sue proprietà antinfiammatorie e antisettiche. La mirra, fra i doni dei tre magi, è senz'altro il più misterioso offerto a Gesù subito dopo la sua nascita, perché simboleggia la morte e il sacrificio, simboleggia l'anima, ovvero ciò che l'uomo estrae dalle sue esperienze giorno dopo giorno. Donando la mirra, si dona simbolicamente la propria anima, purificata dai desideri e dalle passioni. Quando nell'uomo non vi sono più desideri egoistici né passioni, l'anima profuma, infatti, come un'essenza aromatica. La mirra, usata nel culto dei morti, è stata offerta a Gesù per sottolineare come l'uomo è anche mortale. Amici di TeleG, buongiorno, ben ritrovati a tutti, una nuova puntata della nostra rubrica TeleG in radio. Siamo in compagnia, abbiamo un ospite particolare oggi per parlare di sanità. Mi verrebbe da dire mala sanità, ma sarebbe lui stesso, sarà lui stesso, adesso a raccontarci la sua disavventura. Lui è Nico Cubeddu, buongiorno Nico. Buongiorno. È stato, diciamo, vittima di una situazione un po' particolare venutasi a creare a causa di un suo problema fisico che ha avuto tempo fa. Una situazione della quale in molti si sono occupati ultimamente. Ho visto che hai scritto anche una lettera sul quotidiano di Sassari, una sì, lettera certo, che è stata anche pubblicata, e oggi è qua perché voleva appunto spiegare che cosa gli è accaduto molto brevemente, ma soprattutto ringraziare chi poi invece i problemi realmente glieli ha risolti. Okay. Allora Nico, di nuovo buongiorno. Buongiorno. Allora, cosa è successo esattamente? Tu sei rimasto vittima di una diastasi. Di una diastasi, l'ho scoperta alla fine perché anch'io non ero al corrente, però vedevo una perturbanza nell'addome alto, quindi sono andato già dal mio medico di base e mi disse questa è una diastasi, insomma, per farla breve. Lì prima vado al pronto soccorso, non la riconoscono.
Poi da lì faccio un'impegnativa per una visita chirurgica alla Stecca Bianca, alle cliniche universitarie di Sassari. Vengo ricevuto dal chirurgo lì di turno e senza neanche controllarmi, e anche sgarbatamente, di questo ho lasciato anche una dichiarazione scritta, mi disse che era un inestetismo, la diastasi, che non dava nessun dolore, quindi io stavo dicendo bugie, che avevo dolori, non capisco neanche il motivo, perché dovevo fare il, o ero ipocondriaco quasi, non so. E da lì io l'ho quasi bloccato, perché mi ha detto poi sei anche grasso, e io da maggio, quando mi hanno detto che la diastasi era un inestetismo al pronto soccorso, mi dissero che tassativamente di non praticare nessuno sport perché peggiora questo inestetismo. Addirittura. Addirittura questo inestetismo peggiora, e già lì ero già informato. Comunque, da lì vado. Ero un po' disperato perché, cioè, bloccarmi dalla palestra, alla fine, dopo la vita monotona, ho preso a fare uno stile di vita che mi è piaciuto e grazie a Dio stavo andando avanti bene. E da lì mi viene il pallino di rivolgermi alla Nuova. Chiamo, lì mi risponde il centralino e mi dissero che, come è disponibile un giornalista, la faremo richiamare. Lì mi richiama un giornalista, rilascio l'intervista, la pubblica. Fa un botto bellissimo e ho scoperto che da Roma in su non è un inestetismo, ma è una patologia operata tranquillamente anche con tecniche molto più moderne. E quest'articolo, insomma, io ero già pronto perché avevo preso dei contatti a Milano, come hanno visto nel sito il giornale di Sassari. Ero già pronto ad andare a Milano, ma lì ecco che mi richiama la Nuova. E mi chiede se potevano dare il mio numero di cellulare al consigliere comunale, che ringrazio tanto, Giuseppe Paloppoli, che ringrazio tanto, perché mi doveva parlare, insomma. E ho detto, perché no? Ok. Lì mi chiama Giuseppe Paloppoli e mi dice, guarda, piacere, sono Giuseppe, perché io Giuseppe lo conoscevo di nome e basta, ma non eravamo amici. Per chi potesse pensare, anche perché sono stato accusato di demagogia, capito? Ok, io a me non mi Qua la interessa, non sono nella situazione era politica. abbastanza più seria, quindi voi non vi conoscevate. No, no, di nome sì, eh. Sì, vabbè, tu conoscevi lui, ma lui non conosceva te. No, no, lui no a me, però io lui perché è anche un cognome particolare, Certo. quindi ti rimane impresso. Comunque mi chiama e mi dice, guarda che domani verrai chiamato al cellulare dall'assistente di professor Emilio Trignano. E io gli dissi, guarda, sono già stato e mi ha mandato. Tu rispondi tranquillamente. Comunque, mi chiama, mi fissa l'appuntamento subito, mi guarda, gli ho detto che da maggio ero fermo, non facevo attività, guarda, mi dovresti perdere al tot chilogrammi, prima fai. E prima ti opero con una gentilezza e io gli dico come devo fare per pagare, perché lui mi aspettavo di pagare. Lui mi dice non ti preoccupare, è tutto è a posto. Ho detto oh, Cioè, ok. si è fatto carico lui di quello che doveva essere invece un problema a carico Esatto, dell'assistenza sanitaria, sì, del professore Servizio Emilio Sanitario Trignano. Nazionale. Ok. E lì era, insomma, io in 33 giorni, dall'entusiasmo e la felicità che avevo perché avevo risolto. Io in 33 giorni, facendo anche dei digiuni, ho perso 16 kg. Figurati la settimana in cui fui operato, Quando sei stato il operato? 13 dicembre, Quindi meno di un mese fa. meno di un mese Un fa, mese fa. Un ah, mese, esatto, oggi è oggi. oggi è, Esatto. sì. Come si dice? Quando poi andai, mi chiama il martedì, prima del venerdì 13 era. Quanto ne avevamo? Vabbè, non importa. Il Sì. martedì della stessa settimana mi chiama e mi dice, mi fissa una visita, mi vede, guarda, complimenti perché sei sceso tantissimo, ma se riesci anche a buttare un altro chilo, perché la pelle, insomma, più è meglio è, perché era una cosa da chiudere. Insomma, comunque, io con entusiasmo mi sono messo 2 giorni a digiuno e ho perso 2,4 kg entro il venerdì.
Il venerdì 13 alle 14:30 vado lì, mi opera in anestesia locale. Io alle, vabbè, una cosa e l'altra, alle 17:30, 18 avevo finito tutto, operato, sia assistito dalle due assistenti che voglio ringraziare tantissimo, professionali ma molto umane. E poi vi spiego velocemente anche il perché. Oriana Pintus e Virginia Areste, due ragazze giovanissime, giovanissime. Operato da lì, mi ha dimesso con un drenaggio, insomma, mi ha mandato a casa. Seguito dalle sue assistenti con WhatsApp, mandavo le foto col drenaggio e chiesto in continuazione come stavo, come non stavo. Quindi ti Assistito. sei ripreso anche in tempi abbastanza brevi, immediatamente. Certo, sì, certo. Io l'unica cosa che ho pagato, ma mandato sempre da professor Trignano, ho pagato la metà, giustamente, minimo, la radiografia da Aurigo, che ho pagato meno perché mi mandava Trignano, poi la visita cardiologica pagata meno, addirittura anche quello per lo sport ho fatto per il cuore, ce l'ho pronto per quando riprenderò, sempre mandato da lui e pagato pochissimo. E le analisi del sangue, giustamente, Allora, la forse cosa più importante è penso il le minimo. tue condizioni di salute come sono? Adesso non ho più i dolori lombari, non ho più le fitte allo stomaco, ho una digestione normale, vado di corpo bene, non a rate come andavo prima, vado urino bene perché la diastasi comprime anche sulla vescica e quindi alla fine rovina tutto. Per quanto concerne invece la possibilità di riprendere l'attività in palestra? Attività in palestra, allora, come attività in generale, io tipo febbraio-marzo posso riprendere, adesso è da valutare anche, perché varia da soggetto a soggetto. Naturalmente la parte addominale, lì dovrò aspettare 5, se sono 6 mesi è meglio. Dovrà essere sollecitata, quella meno sollecitata al Sollecitata momento. dovrà essere lo stesso, però a livelli, infatti andrò un po' a fare corsa, andrò, riprenderò insomma le braccia, il resto, riprenderò anche per la testa più che altro, non per l'aspetto fisico. L'hai passata brutta. L'ho passata brutta perché mi stava prendendo mentalmente, ed ero nervosissimo. Nervosissimo perché cioè, mi stava prendendo in giro. Hai Questa. mai più sentito eventualmente i medici che poi ti hanno snobbato, se così No, non si vogliamo? sono fatti sentire. Caso strano. Dalla Nuova mi è stato accennato telefonicamente dal giornalista che ha pubblicato il mio articolo che ha comunicato alla AU, però Però non è nessuna non risposta. è ba e né bu. Quindi vorrei ringraziare ulteriormente l'artefice di tutto, Giuseppe Paloppoli, che Perché è lui che ti ringrazio ha messo. tanto, lui è stato il Beh, che io non ci credevo anche perché ora lo criticheranno, diranno che l'ha sì, fatto, chissà con no, qua. a me hanno criticato di demagogia una dottoressa che lavora lì all'ospedale, che l'ho già risposta, gli ho detto che a me non interessa, questi sono fatti. Perché Naturalmente tu hai tutta la tua lei. Ma certo, documentazione. questi sono fatti, non sono solite cose politiche. Che sono solo parole, perché io sono un antipolitico e lo confermo. Sto aspettando ancora il mio partito, la mia idea, perché voglio vedere i fatti. La politica è questa, secondo me. Quindi demagogia l'ho già risposta tramite, vabbè, Facebook, che no, ma la vorrei anche incontrare a dirglielo. E gli ho scritto anche che forse la politica interessa più a lei. E ho colpito la politica. Questo se lo volete tagliare, tagliatelo pure. No, 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 Perché funziona tutto qualsiasi politicamente, eh? cosa tu dica, ovviamente Me ne sei tu che prenderò le stai facendo responsabilità, le nomina ne sto dichiarazioni. facendo, ma Poi io ti chi? posso anche dire che noi siamo pronti qua se qualcuno volesse. Sono stato, cioè, di nuovo, cioè il chirurgo dell'ospedale mi ha preso per ignorante, lei mi ha preso per ignorante, forse pensava in un, capisci la parola, demagogici, discorsi demagogici. E io l'ho risposta, io faccio discorsi oggettivi. Parlo di fatti, demagogia, No, vabbè, poi se e poi hai la la demagogia, no, documentazione. la demagogia, lo riporto, poi gli interessi politici non ne ho.
Forse ce li ha più lì gli interessi politici. Noi ovviamente, come dicevo poco fa, siamo anche a disposizione se qualcuno volesse venire a smentire ciò che in questo certo, momento io sono Nico disposto... ha detto e sostenuto, noi non abbiamo certo, nessun tipo se di si problema. Sente, io sono disponibile a tutto, anzi, dimostrerebbero di essere persone, potrei anche giudicarle un po' diversamente se chiedessero almeno scusa, non so. Poi se non lo chiedono vivo ugualmente. Ah beh, no, l'importante è che tu poi possa vivere bene in funzione dell'intervento che hai appena l'intervento subito è andato, e che sia andato tutto bene. È già quindi... chiaro che sia andato benissimo. Va bene. Tutto lì. Noi siamo qua, ovviamente, come sempre facciamo, certo, ad ascoltare tutti. E... ho ringraziato le persone, nome e cognome, sì, perché ci sì, tengo sì, tantissimo. Sì, sì, hai ringraziato Schia Trignano, le ragazze, due ragazze, che Giuseppe. Giuseppe Palopoli, quindi credo che non ne hai altre da ringraziare. Non ovviamente. Ne ho. Se lo sto ringraziando per l'intervento, ho un motivo, non è politica o demagogia. Certo, certo, certo. Mi ha fatto un intervento, è un fatto. Noi quindi, non ci, a noi non rimane altro che fare gli auguri a Nico per una pronta guarigione e di doverti rimettere al più presto. Ma quello senza ombra di dubbio. Riprendi pure la palestra perché certo, se quella poi contribuisce a farti star bene... No, certo, riforma fai la... solo... No, riforma devo farla perché rinforza proprio la mia parete. Sì. Visto che io ho ernia, ho queste cose qua. E poi ti servirà anche dal punto di vista psicologico a scaricare tutte quelle tossine. La palestra non tossine serve psicologiche. Per fare il figo in spiaggia, no, ma serve per la mente, esatto, e per vivere, esatto, sano. Questo è un bel discorso, mi piace. Va bene, allora grazie Nico. Grazie a te. Mi grazie. Raccomando, quando hai bisogno noi siamo qua. Guarda, sono partito, io ti dico una cosa, ero un timido anche per farmi una foto. Questa offesa, perché è un'offesa. Ti ha caricato alquanto. Mi ha caricato che non me ne frega più niente neanche di farmi vedere. Salve a e tutti. E fai bene, e fai bene. Grazie ancora Nico. Grazie a voi. A voi non mi resta tanto altro che augurarvi un buon proseguimento di trasmissioni. Naturalmente l'appuntamento è rinnovato alla prossima. Grazie. La Dinamo supera anche l'ostacolo Varese dopo una gara tiratissima terminata 93-87, ma che fino alla fine è stata combattuta e tirata. Pur priva di McLean, che ormai ha lasciato consensualmente la società, e di Evans a riposo precauzionale per un risentimento muscolare, la Dinamo ha dovuto dar fondo a tutte le energie possibili per avere ragione di una Open Job Metrics risoluta e intenzionata a fare bottino pieno. Quindi un po' di straordinario in più per i ragazzi di coach Pozzecco, che stavolta ha voluto ringraziare personalmente soprattutto quei giocatori rimasti sempre un po' ai margini, come Magro e De Vecchi, che ieri si sono fatti trovare pronti all'appuntamento, ma soprattutto Sorokas, uomo di coppa, all'esordio in campionato, esordio col botto, che ha fruttato alla squadra 13 punti con 3 triple di fila all'inizio. Grande spirito di sacrificio quindi, ma anche tanta intensità difensiva e bellissime giocate. Hanno lasciato un po' perplessi invece le dichiarazioni del coach ospite, Kaya, che ha voluto sottolineare i 38 tiri liberi concessi alla Dinamo senza farsi manco sfiorare dall'idea che spesso i suoi giocatori sembravano dei falegnami dell'IKEA. Vabbè, buonasera. Veri e sinceri complimenti a Varese. Due punti avanti con la palla in mano a niente, quindi dobbiamo riconoscere la grande partita che ha disputato Varese. Sono, perdonatemi, ma sono per certi versi contento perché sapete tutti quanti perché. Quindi faccio complimenti ad Attilio, allo staff e a tutti i giocatori. Hanno giocato una partita intensa, hanno fatto fare una partita bellissima. E grazie soprattutto appunto e dobbiamo riconoscerlo, la grande partita che ha giocato Varese con grandi percentuali da tre punti, percentuali poi con tiri direi improbabili tante volte, ma costruiti chiaramente grazie a delle soluzioni che Attilio Caia disegna in settimana, quindi però con anche grande
abilità balistica rispetto magari a altre volte dove riescono a prendersi i tiri più semplici, ma ribadisco, grande Varese ha giocato una splendida partita. Chiaramente se noi siamo riusciti a vincere questa partita giocando con una squadra che per differenza punti non è entrata immeritatamente nella Final 8, dobbiamo essere estremamente orgogliosi, soprattutto perché stiamo parlando di una partita dove noi abbiamo giocato senza Jamel, senza Adui, e quindi abbiamo dovuto molto volentieri, tra virgolette, rimettere nei 12 Paulino e Daniele, che hanno dato una risposta incredibile. Prima della partita avevo detto ai ragazzi, avevo chiesto ai ragazzi, chiesto, avevo sottolineato quanto la Dinamo fosse squadra e che sarebbe stato bello dimostrarlo oggi. E i ragazzi l'hanno fatto, perché questa è una partita figlia solo ed esclusivamente di uno spirito di squadra, di uno spirito di sacrificio, di uno spirito di volontà, di uno spirito di passarsi la palla, di giocare insieme, di sacrificarsi, e che converge in un'unica cosa, voler vincere. E i ragazzi oggi penso che l'abbiano per l'ennesima volta in una situazione un po' complicata o molto complicata, l'hanno dimostrato. Quindi la parte più bella di questo mondo sono loro. E noi alla Dinamo, io per primo, e poi chiaramente io perché li vivo di più, e alla fine poi tutti quelli che vivono la Dinamo con grande passione hanno la fortuna di vedere una squadra che gioca in questo mondo. Spesso l'allenatore, piuttosto che le persone che sono intorno alla squadra, chiedono questo. Però da giocatore vi dico che non è sempre facile riuscire a buttare, appunto, a gettare il cuore in campo. Loro lo fanno indistintamente tutti e sempre. Quindi dobbiamo essere grati a questi ragazzi, di quello che stanno vedendo dal Presidente a tutti gli altri. TG Informazione d'approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45. Ultima edizione dalle 23.30. In onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del Digitale Terrestre.